Buongiorno, oggi è martedì 12 maggio, questa era la segna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione cielo sereno su gran parte del nostro territorio altoatesino. Attenzione, anche nella giornata di oggi è atteso il grande caldo, punte di 30 gradi, ma vicino a questa temperatura anche nei centri di periferia come ad esempio Dobbiaco e San Candido. Vedremo al termine della nostra rassegna stampa i dettagli delle previsioni meteo in regia. Mohamed Al-Masmoudi non poteva essere altrimenti. Aperture dei quotidiani locali interamente dedicate all'analisi del voto della giornata di domenica. Riferimenti e approfondimenti riguardo quello che è accaduto in Trentino Alto Adige e nei vari comuni li troviamo anche sui quotidiani a livello nazionale, come ad esempio il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere il dettaglio allora delle prime pagine, innanzitutto dei quotidiani altoatesini. L'Alto Adige, Spagnolli, Urzì, il duello è iniziato. Sappiamo, ballottaggio per il capoluogo. Il sindaco uscente dice: io non tratto con nessuno. Lo sfidante replica: io rimonterò. La cronaca con il Corriere dell'Alto Adige, i ballottaggi incandescenti. Sappiamo, Spagnolli: non scenderò a patti. Merano: i verdi credono nel sorpasso alla stella alpina. Le civiche fanno soffrire la SVP, soprattutto in periferia. Il Partito Democratico è in affanno. Lega: effetto Salvini. Bene anche il Movimento 5 Stelle. La cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomite. In più che eloquente il fotomontaggio in prima pagina, la SVP perde 7 comuni. Sono tutti concordi nel dire che questa batosta dipende in parte e non solo, in gran parte, dalla riforma sanitaria, decisione di chiudere centri importanti di assistenza nelle vallate minori, l'analisi del voto, addirittura 23 pagine dedicate dal quotidiano in lingua tedesca, oggi in edicola, 23 pagine dedicate a quello che è venuto dalle urne. La cronaca cura del quotidiano Tageszeitung, quello che accade all'interno dell'SVP, analizzato a pagina 2 e 3, la batosta, parla anche l'ex Obmann Siegfried Brugger. Proposte alternative concrete, ci si occupa dei vincitori, i dettagli sono raccolti ovviamente nell'edizione di oggi. Come detto, anche il Corriere della Sera a livello nazionale, in prima pagina si occupa del risultato delle elezioni comunali. Alto Adige Amaro per Forza Italia, che si ferma al 4%, quello che viene considerato un mini test anche a livello nazionale, avanzata della Lega Nord. I dettagli sono raccontati a pagina 10 e 11. E allora andiamo a vedere quello che ci viene raccontato dal Corriere della Sera nell'edizione di oggi. Primo test delle urne, il crollo di Forza Italia. I candidati del Partito Democratico vincono a Trento e a Aosta, ballottaggio, sappiamo, nel capoluogo altoatesino. La soddisfazione del Premier Renzi per i risultati: azzurri al 4%, la Lega Nord raddoppia, exploit di Casa Pound, Democratici e Movimento 5 Stelle in calo rispetto alle europee. Sempre a pagina 10 lo sfogo amaro di Michaela Biancofiore, l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita anche nei nostri studi nel corso della lunga maratona elettorale. Biancofiore dice: adesso via il coordinatore. Neanche i parenti lo hanno votato. Sempre per le elezioni sul Corriere della Sera, pagina 11, i dettagli con i risultati per quanto riguarda la città di Trento, la città di Bolzano e la città di Aosta. L'allarme di Berlusconi che dice: serve la svolta, e i due figli intanto sostengono il partito. Passiamo al Sole 24 Ore per le notizie a carattere economico. Anche qui comunque troviamo i riferimenti del risultato elettorale in provincia di Bolzano. Per quanto riguarda le notizie economiche, Vegas, il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, dice: c'è rischio bolla per quanto riguarda il quantitative easing, piccole e medie imprese necessarie nuove forme di finanziamento, ma per quanto concerne proprio il titolo di apertura, l'enorme liquidità affluita sui mercati ha fatto alzare il valore delle azioni. Andiamo a vedere la cronaca politica, sempre su Sole 24 Ore. Trento e Aosta al centro-sinistra, la Lega raddoppia, Forza Italia crolla al 4%, e dettagli a pagina 23, l'analisi: Bolzano va al ballottaggio, Salvini contestato intanto a Foggia. Uno schema per riassumere i risultati più importanti. Torniamo alla cronaca dai quotidiani locali con il Corriere dell'Alto Adige. L'abbiamo visto poco fa,
quasi l'intera pagina dedicata proprio ai risultati a quello che hanno decretato le urne. Ovviamente il tema dei ballottaggi, ci si occupa anche del crollo dell'SVP, ci si occupa dei centri più importanti come ad esempio Laives, Bressanone e Dobbiaco. Per le notizie non politiche ma economiche, l'antitrust interviene sulla fusione tra SEL e azienda energetica, una fusione nel mirino, l'autority avvia l'istruttoria senza concorrenza, c'è danno possibile ai consumatori. Andiamo a vedere allora un attimo rapidamente l'analisi del voto, ballottaggio, Urzi Spagnoli, rebus sulla governabilità, punti di domanda proprio sulla governabilità, timori riguardo questo tema per il capoluogo altoatesino sono stati espressi ieri anche dal governatore Arno Compaccer. C'è addirittura, tutto è causato anche dalla frammentazione record, ben 18 i partiti per 45 seggi. L'asse Partito Democratico SVP perde la sfida dell'autosufficienza, si radicalizza la destra, affluenza, il crollo è stato di 8 punti. Altro tema caldo, la disaffezione dei cittadini alla politica. Volkspartei, una vera e propria debacle, volano le liste civiche, ballottaggi a Merano e Laives, ad Ortisei si rivota, sappiamo, non è stato raggiunto il quorum. Per quanto riguarda il comune di Bolzano, Stefanelli al 10,4%, gli ecosociali saranno decisivi, l'ago della bilancia, sappiamo, per il ballottaggio, Subenco dicono non faremo compromessi, sinistra preoccupata per la deriva a destra, interviene l'assessore uscente Gallo che traina la sua lista civica. Sempre con la cronaca politica, appello di Urzì, uniamoci contro Spagnoli in vista del ballottaggio, replica del sindaco uscente, niente accordi prima del ballottaggio, il sindaco dice la sfida è tra me e Urzì, profughi, la provincia, in questo caso non ci ha aiutato, Tris Bonvicini con la lista di appoggio, risultato importante. E poi all'interno del Corriere dell'Alto Adige una serie di analisi riguardo quello che è accaduto sia a livello provinciale nel suo complesso, come ad esempio i problemi della Stella Alpina che ammette la sconfitta, perdiamo 7 sindaci, a Hammer dice il giovane Obman, a Vipiteno e San Candido paghiamo la riforma sanitaria, nel capoluogo male la pattuglia benchiana, Valcher dice è un vero e proprio disastro. E poi, come detto, l'analisi delle varie centri e dei vari comprensori, Val d'Isarco, Laives, ci si occupa anche di Pusteria e Gardena con Bocker riconfermato al 77%, con il 77% insieme per il bene di Dobbiaco, il primo cittadino italiano raddoppia i consensi, è un vero e proprio successo. SVP ormai fuori dai giochi. Una rapida occhiata a quello che accade in Trentino, il PAT cresce dentro una coalizione ammaccata, impennate della Lega, i grillini si consolidano, risultato opaco a Trento per quanto riguarda la maggioranza, Rovereto, civiche in vantaggio. Lasciamo la cronaca politica, andiamo a vedere quello che è accaduto ieri, quello che è accaduto ieri sulla Mebo nell'ora di punta, poteva essere una tragedia, i dettagli di questa notizia li troviamo anche sul nostro sito internet goinfo.it, in sostanza un auto articolato ha perso parte del carico di tronchi, due i mezzi coinvolti, solo tra virgolette due persone ferite anche in modo lieve, ma tutte e due le corsie, tutte e due le carreggiate in direzione sud e in direzione nord sono rimaste bloccate per 2 ore. Chi si è trovato davanti a questi tronchi ha passato secondi veramente che non dimenticherà. Come detto, alla fine tutto si è risolto in sostanza per il meglio. E dalla prima pagina andiamo a vedere il dettaglio della notizia economica che troviamo sulla prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. L'antitrust frena, la fusione tra SEL e azienda energetica è stata avviata l'istruttoria, la nuova società supererebbe il 50% del mercato senza concorrenza, si teme un danno ai consumatori. Lasciamo la pagina economica del Corriere dell'Alto Adige, andiamo a vedere rapidamente anche il dettaglio della prima pagina dell'Alto Adige, come detto, come visto poco fa, tutta l'analisi del voto di domenica 10 maggio, ci si occupa anche di altri temi in apertura, vedremo tra poco i dettagli, e cioè Lido di Bolzano che è pronto ad aprire grazie anche al caldo improvviso, e per quanto riguarda l'economia ci sono buone notizie per l'edilizia, segnali di ripresa, aumentano i permessi per costruire, l'incremento del 7,6%. Allora, la politica, elezioni comunali, la sfida si allunga di 15 giorni, sappiamo, ballottaggi per la città di Bolzano tra Luigi Spagnoli e
Alessandro Ruzzi, per la città di Merano tra Gerhard Gruber e Paul Rösch e per la città di Laives tra Liliana Di Fede e Christian Bianchi. Consiglio comunale senza maggioranza, sappiamo problema della non governabilità, per governare servono 23 consiglieri, Spagnoli arriva a 19, Urzì a 6, il re delle preferenze è la DINS, il migliore tra i rappresentanti del gruppo linguistico italiano è Mauro Randi. Stefanelli alza il prezzo, passo indietro su Benco, questa è la richiesta in vista delle alleanze per la costituzione della nuova pattuglia in vista del ballottaggio tra 15 giorni e Spagnoli ribadisce, non tratto, noi non siamo al mercato, dobbiamo governare una città. Urzì bypassa i partiti, i voti li cerco in strada, sappiamo l'altro protagonista di questa campagna elettorale che si prolunga di 2 settimane. E leghisti come star, abbiamo asfaltato il centrodestra, risultati ottimi grazie anche al cosiddetto effetto Salvini. Il tandem Partito Democratico SVP tiene solo in 2 rioni l'analisi del voto di quello che è accaduto sul territorio del capoluogo e poi liste civiche e astensione SVP nell'angolo, a camera mette paghiamo i tagli degli ospedali, adesso concentriamoci sui ballottaggi, Forza Italia crolla, arriva il commissario. Anche l'Alto Adige poi dedica una serie di approfondimenti ai centri della periferia, Laives, Salorno, Appiano, vedete i dettagli raccontati all'interno del quotidiano, ovviamente 2 pagine dedicate alla città del Passirio, ci si occupa del voto in Val Venosta e nel Burgraviato, in Val d'Isarco, il voto anche a Bressanone che con Brunner, la SVP, torna a sorridere, il voto in Pusteria nelle Vallate Ladine, per chi ha tempo e voglia, addirittura 3-4 pagine con tutti i risultati dei singoli comuni, li potete trovare nell'edizione di oggi del quotidiano Alto Adige che si occupa anche di altre notizie, ovviamente, l'abbiamo visto poco fa in prima pagina, il Lido è pronto ad aprire, le piscine sono già a 27 gradi, sabato parte la stagione estiva, in 400 hanno rinnovato l'abbonamento, ci si occupa delle buone notizie per quanto riguarda il settore dell'edilizia, sappiamo il settore che più di tutti ha pagato la crisi degli ultimi anni, aumentano i permessi per costruire, il totale del 2014 evidenzia un incremento del 7,6% rispetto all'anno precedente e si registra un calo fisiologico delle opere ultimate. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo alla cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten, l'abbiamo visto. Anche in questo caso lunga analisi per quello che è uscito dalle urne, i problemi, la debacle, la batosta subita dalla SVP, 93 sindaci sul territorio provinciale, un sensibile calo, 7 sono stati persi, l'analisi da parte dei vertici per voce dell'Obmann SVP Philipp Achammer, l'SVP che perde il 3,8%, anche il quotidiano in lingua tedesca dedica poi spazio a quello che accade nel capoluogo, sappiamo ballottaggio anche a Laives, come detto in apertura della nostra rassegna sono ben 23 le pagine del quotidiano dedicate nell'edizione di oggi all'analisi e ai voti, ai commenti dei protagonisti dopo le elezioni del 10 di maggio. Altre notizie e proposte per la cronaca ovviamente anche dal quotidiano in lingua tedesca, sappiamo ricerca persone tra Bolzano e l'Austria, soprattutto a Bolzano ed Innsbruck, si cerca Konrad Mitterulzner, 51 anni, altoatesino, che ha fatto perdere le sue tracce. Anche il Dolomiten dedica spazio a quella che poteva essere una tragedia ieri sulla Mebo con il camion che ha perso parte del suo carico di legno. Una rapida occhiata ancora alla cronaca in lingua italiana a cura del quotidiano Alto Adige, in Val di Tovel sono stati trovati senza vita un esemplare di orso femmina e i suoi 2 cuccioli, tutto sarebbe da imputare a un esemplare maschio di orso che nella stagione degli amori non è raro per questi animali cercare di uccidere i cuccioli ritenuti potenziali concorrenti proprio nella stagione degli amori. A fare la scoperta, allertare i forestali, è stato un cacciatore di tuenno. È tutto per la cronaca dei vari quotidiani altoatesini che troviamo oggi in edicola. Noi ora ci fermiamo qualche istante, poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Nel panificio a conduzione familiare Trenker
si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20. La prima webcam ci porta sulla conca che ospita la città di Bressanone. Tutto questo accade questa mattina intorno alle 6.05. Ci spostiamo con la seconda immagine alle porte dell'abitato di Foresta in direzione della Val Venosta e diamo come sempre una rapida occhiata anche verso la città del Passirio e cioè Merano. La collaborazione con gli esperti meteo della provincia anche oggi ci consente di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dallo spazio e cioè dal satellite. Vedete assenza di nuvole sul nostro territorio, così come anche su gran parte del nord Italia. Andiamo allora a vedere con la grafica il dettaglio di quello che ci attende per la mattinata e anche per il pomeriggio di oggi, con un'attenzione particolare rivolta alle temperature. Nelle ore più calde sono attesi 30 gradi a Bolzano, 29 gradi a Merano, 27 gradi a Silandro, addirittura 29 gradi a Bressanone, 28 a Brunico e 25 a Vipiteno, tipica giornata estiva. Gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e come sempre anche all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Io vi ricordo l'indirizzo esatto del nostro sito internet www.video33.it. Come sempre a vostra disposizione questa edizione della nostra rassegna stampa, l'edizione breve dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Aggiornamenti in tempo reale riguardo le previsioni meteo, potete seguirci in streaming e nella Mediateca Online. I principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Lo abbiamo visto poco fa nel corso della nostra rassegna stampa www.goinfo.it, il portale All News da non dimenticare per rimanere aggiornati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Aggiornamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ore 13 e ore 19 sono questi gli orari che ormai conoscete per le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Non mi rimane che ringraziarvi per aver seguito anche oggi l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, Giove avrà la meglio su Venere. Sarà facile catturare l'attenzione del tuo referente e portarlo esattamente all'accordo che desideri, ma sarà la tua vita privata a risentirne. Toro, arriverai esattamente dove vuoi, otterrai quello che desideri. Giornata di trattative. Gemelli, sei in vena di coccole e così lo stop forzato, dovuto forse ad un'influenza, non ti peserà poi più di tanto, perché ci sarà qualcuno a prendersi cura di te. Cancro, oggi è tutto un capitalizzare e monetizzare. Il tuo fiuto per gli affari o per le scelte professionali anche questa volta non ha sbagliato. Leone, ogni minuto e spazio sarà location possibile per uno scambio passionale con il partner di sempre o la tua nuova fortunata preda. Vergine, oggi potrai fare qualsiasi pazzia per amore. Venere innamorata e il romanticismo torna ad essere protagonista della tua giornata e delle tue emozioni. Bilancia, al lavoro si presenteranno ostacoli. Marte ti vuole deciso e risoluto, dritto all'obiettivo nonostante tutto e tutti.
Scorpione, qualcosa non ti riuscirà come speravi, ma proverai e riproverai finché non sarà tutto perfetto. La determinazione è senza dubbio uno dei tuoi caratteri distintivi. Sagittario, sveglia ogni centimetro del tuo corpo e ritroverai l'energia che ti serve. Esci dal letargo, anche emozionale, in cui sei da troppo tempo. Prendi la vita di petto. Capricorno, il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che neanche un mal di testa e l'eccessiva stanchezza potrebbe rovinare la tua serata rovente. Acquario, Venere innamorata ma nervosissima, dunque amatevi, lasciatevi trasportare dalla passione, ma parlate poco ed evitate ogni possibile minima discussione. Pesci, è il giorno perfetto per le scelte che possono cambiare la tua vita, per le scelte importanti. Giove e Mercurio sono con te.